Buongiorno, benvenuti al consueto appuntamento della rassegna stampa dell'Elmo di Scipio. Stamattina partiamo subito con la lettura del titolo del quotidiano Il Meridiano, che in home page riporta una notizia interessantissima. Condanni a clan Mallardo, sentenza anche per Pino Taglialatela. Si tratta di una vicenda giudiziaria incentrata sull'operazione Crash, che permise di ricostruire gli affari del clan Mallardo sul territorio di Giugliano. Pino Taglialatela, l'ex portiere del Napoli Calcio, come riporta il mezzo di informazione, è stato assolto. Il Mattino di Caserta, in home page, invece, pone in risalto la notizia delle 16 condanne comminate agli esponenti del clan di Cesa. Estorsioni con il Caimano, 16 condanne per il clan di Cesa. La vicenda giudiziaria in questione risulta inquadrata sulla figura di Tonino il Caimano, al secolo Antonio Cristofaro. Secondo quanto è scritto nell'articolo, l'uomo fu arrestato nel settembre del 2009 e all'epoca saltò fuori la storia delle estorsioni compiute in danno degli imprenditori che a loro volta venivano intimiditi con un coccodrillo. Sempre il Mattino di Caserta pone all'attenzione dei lettori anche la notizia riguardante un increscioso episodio verificatosi nelle ultime ore, in danno della famiglia del candidato sindaco di Falciano del Massico, Erasmo Fava. Vigneto dell'aspirante sindaco in fiamme, la pista dolosa. Passiamo a casertace.net, che apre l'home page con il terribile incidente stradale verificatosi ieri sulla statale Telesina. Nel sinistro stradale in cui sono rimasti coinvolti un tir e un furgoncino, che a sua volta è finito in una scarpata, ha perso la vita un 57enne di Isernia. Nell'impatto risulterebbe ferita una donna di Gioia Sannitica. Le foto: terribile incidente, muore un 57enne. Infine passiamo a Maddaloni, con noi Caserta. L'addio di Felice del Monaco al figlio. Avrei dato la mia vita per la tua. È una frase contenuta in un post su Facebook pubblicato da Felice del Monaco, membro del CDA del Consorzio Idrico di Terra di Lavoro e candidato al Consiglio Comunale della cittadina Maddalonese, con la lista Calazia Libera. L'esponente politico ha voluto così ricordare il figlio Lello, venuto a mancare prematuramente a 43 anni. Oggi pomeriggio si terranno i funerali alle ore 16.